anno sempre la stessa storia. Arriva l'estate e i pantaloni dell'anno precedente non vanno più. In molti mi avete scritto chiedendomi consigli, chiedendomi aiuto, supporto in merito a questo. E su questo io ho due cose da raccontarvi. Allora, la prima, ed è quello che principalmente mi chiedete, cioè come accettare il cambiamento del proprio corpo, come accettare il fatto che non si entra più nei pantaloni dell'anno precedente. Questo secondo me è un processo mentale che bisogna compiere e, come dico sempre io, parlarvi. Allora, se il motivo del vostro cambiamento fisico è il fatto che siete andati magari in palestra, vi siete allenati, avete mangiato di più, avete cominciato a crescere, a svilupparvi, a mangiare di qua e di là in modo buono, nel senso siete cresciuti fisicamente, che è quello che poi succede a me ogni volta, io mi fermo e penso: cavolo Silvia, sei andata in palestra tutto l'inverno, ti sei allenata, hai mangiato, il tuo scopo... Luna, sto parlando. Lo scopo per cui vai in palestra è appunto quello di crescere, svilupparti, mettere su muscoli. Adesso non puoi lamentarti che ce li hai e che non ti vanno più i pantaloni dell'anno prima, visto che appunto è passato un anno dove hai costruito. Quindi lo so che può sembrare ovvio, cioè vai in palestra, costruisci, lo fai apposta, e quindi è ovvio che dopo tot mesi i pantaloni di tot mesi prima non ti stanno più. Però è difficile accettarlo, è difficile capire e constatare il cambiamento e far sì che questo non ci coinvolga, non ci colpisca. Quindi il mio consiglio, come al solito, come sempre, è fermarsi a riflettere, a ragionare e cercare di spostare la visione del proprio corpo da un punto di vista emotivo o soggettivo a un punto di vista un po' più realistico e oggettivo. Hai lavorato per crescere, sei cresciuta, hai costruito muscoli, adesso non ti potranno mai andare i pantaloni dell'anno scorso. Per quanto riguarda il secondo argomento di cui volevo trattare, quando ho constatato che tutti i pantaloncini dell'anno scorso non mi vanno più e non mi salgono nemmeno, ho detto: bene, devo andare a comprare altri. Allora, già la cosa mi scoccia perché odio dover ogni anno dover mettere via, e me l'avete chiesto, non butto niente, do ai poveri, do alla Caritas, faccio i sacchi ogni anno e li porto ai cestoni gialli. Mi raccomando, fatelo anche voi, perché non ha senso buttare i vestiti se possono essere utilizzati da altre persone. Quindi sono andata per negozi a cercare un paio di pantaloncini e lì è iniziato il disagio. Cioè, non esiste un paio di pantaloncini che mi stia. Ho girato tipo 4-5 negozi e in tutti avevo sempre lo stesso problema, specialmente con i jeans. I jeans proprio non stanno. Cioè, o sono troppo stretti e non salgono di gamba, o la taglia più grande sale di gamba, chiude ma è larga di vita e giusta di gamba. Quindi, cioè, non c'è la via di mezzo. E questo mi ha fatto riflettere tantissimo. Mi ha fatto riflettere sul fatto che spesso noi ci demoralizziamo quando andiamo a fare shopping, quando proviamo questi pantaloncini così, perché ci stanno stretti o ci stanno larghi. E il fatto è che poi inconsciamente incominciamo a pensare: cavolo, mi stanno stretti di gamba, perché è lì che stringe. Ma in realtà non è la gamba il problema, è il sedere. Se il sedere è alto, sviluppato e non piatto, li tira, e quindi di riflesso tira di gamba. Ma il problema non è il nostro corpo, il problema sono i designer che creano questi prodotti, questi pantaloncini, per una persona standard. Perché obiettivamente, se uno non va in palestra, non fa sport, non fa un allenamento mirato, il sedere alla Kim Kardashian o simil non ce lo ha. Ma io non è che adesso voglio recriminare o discriminare, è così, cioè non... Se sei geneticamente predisposta, sei fortunata, il sedere alto e sodo, senza fare allenamento, stando su un divano, ce lo puoi avere, ma dubito. Però se uno si allena, costruisce, mangia regolare, mangia bene e fa un allenamento puntato su di quello, allora si può dire che ha determinate forme fisiche. Però l'italiano medio, l'italiana media, questo non lo fa, non succede. Chi fa questo fa parte di una fit community o comunque del mondo dello sport, e non sono tantissimi, non siamo tantissimi, stiamo in espansione, però ancora siamo pochi. Quindi diciamo che lo standard, la fisicità della persona media è un pochino
senza curve, un pochino più tronchetto, un pochino più piatta. E i designer fanno i pantaloni per la persona standard, per raggiungere la maggior parte di persone possibili. Quindi è normale che a persone con forme un pochino più accentuate questi design non stiano. E è importante saperlo, è importante realizzarlo, perché spesso, troppo spesso, invece che fare questo ragionamento si incomincia a pensare: cavolo, le gambe grosse, cavolo, non mi stanno i pantaloni. E quindi si pensa che noi sia il problema, che il nostro corpo abbia un problema, quando in realtà è il prodotto ad avere un problema, o meglio, il prodotto non è disegnato appositamente o comunque verso la nostra forma. Una cosa che infatti ho notato è che invece i pantaloncini da palestra, i leggings da palestra, stanno benissimo, perché sono proprio creati con un'altra conformazione, con un'altra forma, con un altro obiettivo, piuttosto che i pantaloni o pantaloncini da street life, da lifestyle, insomma. Quindi io mi appello ai designer di vestiti a farli un pochino più propensi o comunque disegnati per persone che hanno forme e curve, e io prego voi di non lasciarvi influenzare dalle prove in camerino, dalle prove di pantaloncini, dalla prova di tutto. Io alla fine ho trovato un paio di pantaloncini, infatti li ho presi dello stesso tipo, di due colori diversi. Non mi stanno benissimo, mi stanno ok. Luna, scusa, cioè muovi tutto. Non sono jeans, perché i jeans per me sono introvabili. Li ho presi da H&M e sono di tessuto, diciamo, e li ho pagati 9,99 euro. Seppur io sia una persona che magari compra poco ma di qualità, magari preferisco spendere un pochino di più e avere meno vestiti però belli e che durano nel tempo. Vabbè, un discorso un po' particolare, comunque sì. Però ho deciso che con i pantaloncini o i pantaloni questo discorso non vale, perché cambio forma ogni 6 mesi, se non ogni 3 mesi. Quindi cambiando forma così velocemente nel tempo non ha senso spendere 100 euro per un paio di pantaloni per poi doverli regalare. Questo è il mio pensiero. Adesso ho deciso di andare cheap sui pantaloni. Finisco questo discorso e vi dico, vi annuncio che sto per trasferirmi a casa in campagna di Veronica, perché io ho un esame il 28 giugno e qui in casa Piacenza io sono in un sottotetto. Nel momento più caldo della giornata arriverò anche a toccare in casa tipo 40 gradi e c'è Luna che boccheggia, sta male, non mi piace vederla così. Quindi Veronica mi ha invitata a trasferirmi a casa sua per poter studiare insieme questa settimana e mezza e godermi di una temperatura un po' più mite, un po' più di aria, un po' di più di respiro, e sono contenta anche perché così Luna sta meglio. Sinceramente l'avrei voluta portare a casa Padova, lasciarla lì tranquilla, perché mi dispiace vederla così e non voglio che soffra, però i miei non possono prendersene cura in questo momento, quindi siamo io e lei, continuiamo a stare insieme nella buona e nella cattiva sorte. Vi lascio al resto del video, mi raccomando, amatevi. Forget all about that ticket once I introduce them to you. I can fix this. Fa rumore morto. I can. E gli parla. Che cazzo sta succedendo? Glad you agree. Silvia dà il meglio di sé per raccogliere i peli del gatto. Non si può lamentare.
Olivia va bene, deve dormirci anche stanotte, le prossime a seguire, non è che... Cioè, più che altro se le lasci lì tanto, poi è difficile toglierle, ma le togli subito. Lavoro certosino. Cat approved. Non basta. Minchia pure casa mia. Oh, Luna sarebbe fiera di te. Ma ringrazio. Cioè, è uno zoom pazzesco. Come la sappiamo bene, questa non la chiederà mai. Claim salutistico è un'affermazione circa il rapporto tra l'alimento e la salute umana. Può essere di tre tipi: tipo funzionale, per bambini o presenza, no, perdita di peso, per la perdita di peso. Ah no, scema, che riducono i rischi. Ah ecco. Perdita di peso è un esempio del funzionale, che ho scritto, sì. Un esempio per ognuno. No, allora, il funzionale, riduzione dei rischi, bambini. E per i bambini. Basta. Oh, questo è couscous, pomodorini, avocado, tonno, anche i ceci. E omicidi! Yes, eccolo! Oh, che gioia! E l'ho già finito? Oh mio male! Sì, dopo non sei andato. Vi aggiorno su quello che sta succedendo. Praticamente io e Veronica siamo scese per allenarci e per andare a me per fare la spesa. Vi volevo portare con me, ma sto notando che la batteria è praticamente scarica, quindi non so se riuscirà a resistere. Comunque adesso ci stiamo finendo di allenare e dopo andiamo a fare la spesa da mezzo. Poi torniamo a casa, ci sistemiamo, così facciamo tutto in piscina, perché poi questa sera siamo alla cena di gala, o la cena comunque di classe, del mio corso, del nostro corso di università. E quindi ci vestiremo tutte belle in gingheri per andare, perché a quanto pare devi vestirti elegante. Quindi da questa situazione dovremo tirare fuori qualcosa di decente. Sarà difficile. Ho preso zucchine, gamberi, polpo, hamburger, tonno, mirtilli e pollo. Tanto pollo perché Luna ha fame. Mi tiene anche il carrello di portare, ragazzi. Certo. Sembra facile, ma... Certo che quando riprendi succedono le cose migliori, cioè non si aprono i finiti.
volta. È venuto, guarda come è venuto gelato. Sì, te l'ho detto. Secondo me ci voleva anche. Basta, Silvia! Sei una schifosa. La trasformazione è avvenuta. Avevo fatto il vlog prima mentre eravamo in palestra. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere bene il vestito. Sono le 8. Noi abbiamo la roba di vita grande. Ragazzi, mi sono truccata quasi bene questa volta. Al buio non sembra, però la luce. La luce della fotocamera sì. Ok, sto così tutto il tempo. Ma vorrei alzare un po'? E come faccio? C'è un po' di odore. Raga, in piscina che ci finisce. Dai, fra. Sono del secondo anno. Penso. Sì, io volevo fare santuario. La negra. La negra. Raga, no, io ho appoggiato lì, non ho visto neanche. Luna, sono il tuo ambiente. Ti senti a casa. Ehi, musino. Cos'è tutta questa natura? Che cos'è? Che cos'è? Ehi, pisciolino. No, stai qua. C'è una mosca. Luna, cosa ne pensi del tuo ambiente naturale? Puzza un po', Preferisci la casa? Preferisci il letto della padrona? Preferisci il tuo pollo dalla umana piuttosto che procacciartelo? Luna? Scusi, io starei cercando di intervistarla. Lei mi dovrebbe considerare. Grazie. Ma non si fa così. Scusi, io... Buffa. Umana? 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 Che cos'è questo mondo selvatico? Io sono Luna. Io sono Royal. Riportami nel letto. Riportami a casa. Dammi il pollo. Umana? Umana? Sei bella, Luna. Hai visto che ti ho portato a prendere un po' di aria? Mi vuoi bene? Non mi considero.